Siete dunque in linea a Mercati e in questo speciale con il nostro ospite in studio, Emilio Girini, studio Ghidini, Girino e Associati. Benvenuto innanzitutto Avvocato, grazie per essere con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, dottoressa Di Tommaso, e al suo pubblico. Grazie allora Avvocato. Innanzitutto volevo parlare con lei di quelle che sono state le previsioni giunte dall'Istat, il rapporto giunto nei giorni scorsi, ribadito tra l'altro, confermato tra l'altro in queste ore, in questo caso con una crescita vista in calo dell'1,8% per l'anno in corso, dall'1,7% precedente. Per quanto riguarda invece il prossimo anno si parla di una crescita dello 0,7%, quindi il 2013 non è sicuramente l'anno della ripresa e adesso bisogna dire come sarà effettivamente il 2014. Cosa pensa di tutto questo anche alla luce del fatto che l'occupazione invece rimane ancora il tallone d'Achille della ripresa nel nostro paese, perché se è al 12,1% quest'anno sarà al 12,4% il prossimo? Io credo che il dato peggiore che emerge da questo rapporto dell'Istat non sia tanto rappresentato dal fattore di disoccupazione che ci si attendeva più o meno viaggiasse su queste percentuali, quanto un altro, e cioè che la povertà in Italia è sensibilmente aumentata nel giro degli ultimi anni e si è passati da 2,6 milioni circa di poveri del 2007 a 4,8 milioni. Questo significa che ormai la morsa della crisi sta azzannando veramente l'economia reale, attaccando i ceti più bassi. Un effetto di disoccupazione ancora più ridotto, quale quello che è previsto nel 2014, potrebbe peggiorare definitivamente questa situazione. Penso poi un'altra cosa che tendiamo sempre a dimenticare, quasi a rinviare nel tempo. Nel 2014 servirà a tirar fuori altri 40-50 miliardi, verosimilmente intorno ai 45, per adempiere al fiscal compact. In queste condizioni io credo che un risollevamento dell'economia sia praticamente improbabile. Da qui tre sole soluzioni: o si comunizza effettivamente una parte del debito, o si dismette realisticamente una buona parte del patrimonio per ridurre il debito, oppure si cambiano i parametri della moneta unica e si cambiano le regole del fiscal compact. Senza un cambiamento di questo tipo nessuna soluzione sarà possibile, sarà sempre peggio purtroppo. Ecco, e soprattutto appunto preoccupa il fatto che ci siano qualcosa come 4,8 milioni nel 2012 di individui sotto la soglia di povertà contro 2,4 del 2007. Come dicevamo, la situazione sembra impensabile considerando che siamo in un paese come l'Italia. È impensabile, ma è reale, perché c'è poco da dire. La politica orientata semplicemente ad un salasso fiscale, a una riduzione delle risorse per inseguire questo mito dell'austerity, un mito contabile e cartaceo, porta a queste conseguenze. Lo abbiamo visto soltanto subito dopo l'estate. Si è discusso a lungo sulla possibilità o meno di rinviare l'aumento al 22% dell'IVA. Poi alla fine si è dovuto farlo in ogni caso. Ancora adesso non sappiamo quale sarà il nuovo trattamento fiscale delle abitazioni, si parla della TRISA, della TASI, della TARSI, insomma c'è anche una grandissima confusione a livello istituzionale. Ma soprattutto i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi parlare di ripresa in queste condizioni sembra veramente svolgere un discorso, a mio avviso, irrealistico. La situazione è certamente molto peggiorata rispetto a quello che poteva essere lo stato del mercato del 2011. E paradossalmente in questo contesto noi abbiamo oggi uno spread che è sensibilmente più basso di allora. Qualcosa non torna, qualcosa non quadra. Ecco, allora qualcosa non quadra, cerchiamo di capire che cosa si può fare, nel senso cosa può fare il governo, quali le nuove regolamentazioni, adesso abbiamo visto le molte critiche anche alla legge di stabilità, e che cosa può eventualmente fare il cittadino, avvocato, se c'è qualche strada in questo momento da intraprendere per cercare di appunto migliorare il quadro. Il cittadino non credo che in questo momento abbia delle grosse possibilità, perché fino a che non vengono approvate misure che siano veramente, definitivamente, seriamente volte al rilancio dell'economia, il cittadino può fare poco. Vi sono dei dati che lasciano però abbastanza sconcertati, perché noi continuiamo a dire che dobbiamo obbedire a degli schemi di austerità fiscale, di bilancio e via discorrendo. Ci si dimentica tuttavia che l'Italia ha sin qui sostenuto uno sforzo per il salvataggio dell'Europa assolutamente immane. Basti pensare in modo particolare a quello che è stato lo sforzo per la contribuzione all'ISM piuttosto che ad altri
strumenti di protezione a livello europeo. Cito qualche dato: per salvare Grecia, Portogallo, Cipro, Irlanda e Spagna, la Germania ha speso 86 miliardi, l'Italia 51,3 e la Francia 62,4. Ora è chiaro che in questo contesto continuare a dire che l'Italia è il paese meno virtuoso ed è il paese che deve continuare su una politica di austerità feroce è semplicemente un puro controsenso. Un puro controsenso rispetto a un paese che rimane il terzo contribuente dell'Europa, che ha contribuito a salvare buona parte della cosiddetta Europa periferica e che non ha preso ancora un centesimo di questi fondi per salvare se stesso. A mio avviso il governo dovrebbe fare una sola cosa, battersi tenacemente, pesantemente e coscientemente per la modifica dei parametri di Maastricht. Con Fiscal Compact e Maastricht in queste condizioni noi ci avviteremo dentro una spirale che è praticamente irrisolvibile. Pensi soltanto che il documento di economia e finanza, divulgato a settembre, indica un avanzo primario delle pubbliche amministrazioni di 62 miliardi. Mica una sciocchezza, direi, erano 38,5 nel 2013, i 62 sono la previsione per il 2014. Eppure, pur attraverso, malgrado questo avanzo, non riusciremo a ridurre completamente il nostro eccesso di debito, o comunque buona parte di esso, perché una significativa quota di questo avanzo verrà divorato dal monte interessi. Questi sono i misteri perversi dello spread, se vogliamo, però è una realtà di fatto, non possiamo continuare a permetterci il lusso di rispettare questi parametri e quello che accade a noi tra breve accadrà anche agli altri paesi europei, sono parametri del tutto irrealistici. Ecco, parametri realistici, allora come si arriva a questo punto? Lei parla addirittura di origine manipolativa, è veramente così? Chi è che in questo momento ci tiene veramente a avere questi livelli di spread, che sia per il nostro paese o per la Germania o per la Francia? Io sono sempre stato convinto che lo spread sia frutto di un'azione manipolativa, sia stato frutto di un'azione manipolativa soprattutto nel periodo duro, quello dell'estate del 2011. In effetti noi non ci spieghiamo come mai nel 2011, quando avevamo un debito pubblico di 10 punti abbondanti inferiore a quello attuale, lo spread ha raggiunto addirittura livelli del 5,75%, che esprimevano una probabilità di default dell'Italia dell'8,5% un anno e del 36% addirittura a 5 anni. Ma anche oggi, se vogliamo, lo spread è una misura che è completamente inattendibile dal punto di vista non soltanto della sua capacità di rispecchiare gli effetti dell'economia reale, ma anche dal punto di vista della sua capacità di riflettere il corretto andamento della moneta. Un altro esempio qui è importante da addurre. Soltanto il 1° novembre scorso, cioè venerdì, lo spread mi pare sia girato intorno al 248,90, con un massimo intraday di 252 e un minimo di 238,7, quindi un calo rispetto al giorno precedente dell'1,33%. Non si considera però in questa valutazione che nello stesso giorno il rendimento del Bund tedesco era salito dello 0,78%. Merito dell'Italia o demerito della Germania? In realtà è evidente che questa misura non può essere considerata come un indicatore affidabile nel momento in cui non si considerano tutte le variabili, anche esogene, che concorrono a formarla. E c'è un altro dato molto interessante che è sfuggito forse all'attenzione di molti osservatori. Il 2 ottobre scorso c'era stata un'impennata pesantissima dello spread ai 280 punti circa. Tuttavia, in quel momento era stato anche un cambio dei parametri di valutazione, nel senso che il BTP di riferimento che veniva utilizzato era quello scadente nel marzo del 2023, così come il Bund tedesco di comparazione era quello scadente nell'agosto del 2023. Nel momento in cui si registrò quell'impennata, proprio il 2 ottobre, in realtà il BTP italiano venne modificato, si sostituì a quello scadente nel marzo del 2023 e quello scadente nel marzo del 2024. Ora, quello scadente nel marzo del 2023 aveva un tasso del 4,27%, quello del 2024 un tasso del 4,42%. Dunque 15 punti di spread erano certamente influenzati da quello che è stato un cambio di parametri. Ora, un differenziale ha un senso se lo si misura a bocce ferme, se non si considerano tutti questi altri fattori, quel differenziale diciamo che perde ogni possibile
capacità di esprimere lo stato effettivo dell'arte. Si potrebbe dire che la matematica non è un'opinione e ancor meno dovrebbe essere una semplice differenza aritmetica, ma evidentemente per lo spread non è così. Ecco, allora, questo per quanto riguarda lo spread. Cerchiamo di capire anche quella che è la situazione in generale in Europa. Abbiamo parlato prima dei parametri di Maastricht, parliamo anche di quello che succede sul fronte dell'euro, perché naturalmente stiamo vedendo per esempio un euro dollaro che da 1,38 adesso è passato a 1,85, però secondo molti siamo ancora ben lontani da quelli che sono i livelli di cosiddetto fair value. Come mai questo rafforzamento allora di un euro, anche appunto nonostante il calo degli ultimi giorni, ma sappiamo anche a cosa è dovuto, e non dimentichiamo che siamo anche in una settimana ovviamente in cui si aspettano le decisioni della Banca Centrale Europea, però da anni di crisi, situazione migliore in America sicuramente che in Europa, ma l'euro è la valuta più forte a livello forse internazionale in questo momento, avvocato. Cosa succede qui? Sta succedendo quello che doveva succedere, nel senso che ancora una volta noi siamo in presenza di un fenomeno che è di pura e perfetta manipolazione, o meglio se vogliamo di assurda ed esasperata speculazione. Abbiamo visto cosa è successo con lo shutdown americano, sembrava che il mondo crollasse. Io credo che nessuno, ma proprio nessuno degli speculatori, neppure il più sprovveduto, avrebbe mai potuto pensare che l'America non riuscisse a trovare una soluzione. E difatti, secondo me, lo shutdown è stato una specie di burlesque finanziario, perché c'è stato il balletto reciproco, il tira e molla fra democratici e repubblicani, la situazione è stata risolta. È stata risolta perché gli Stati Uniti evidentemente hanno quello che l'Europa non ha, cioè una sovranità monetaria che permette loro di risolvere questo genere di problemi. Dal punto di vista economico non esistono quindi ragioni per le quali l'euro possa essere più forte del dollaro. Non esiste un Dutch disease, tanto per citare un famoso esempio della storia economica. Non esistono ragioni di nessun tipo. A mio avviso si tratta semplicemente di una manovra speculativa, probabilmente sospinta dalle stesse forze americane, perché gli americani hanno tutto interesse a che il dollaro continua a mantenere una posizione di debolezza sull'euro, perché questo aumenterà la loro capacità competitiva sulle esportazioni, specie in vista di quello che sarà uno spazio economico allargato come quello che dovrebbe scaturire dall'accordo di libero scambio. Quindi io credo che il tapering che non arriva, l'affievolimento degli aiuti che non arrivano, Bernanke ha confermato che continueranno quegli 85 miliardi di dollari al mese sino a che la situazione non sarà stabilita, e il problema dello shutdown che si riproporrà a gennaio, ma sono certo si risolverà con una nuova proroga. Ebbene, questi due fattori io credo che siano sufficienti a essere utilizzati dalla speculazione come pretesto per tenere alta la quotazione dell'euro, ma non c'è nessuna ragione di carattere economico fondamentale. Guardando alla situazione euro-dollaro, considerando gli Stati Uniti, quello che sta succedendo, la Fed in questo momento rimanda comunque il tapering, ma siamo anche reduci comunque da uno shutdown che sicuramente ha pesato comunque sia sulla economia stessa, sia comunque pure ha avuto un impatto psicologico sulla ripresa americana. Quali gli effetti anche nel medio termine di questo shutdown, considerando che poi rimangono ancora delle partite aperte, visto che ritornerà il problema del tetto del debito tra qualche mese? Non credo che ci saranno dei grossi effetti sull'economia. Certo, chi per 15 giorni è stato a casa senza stipendio negli Stati Uniti non ha passato dei giorni piacevoli. Se fosse accaduto in un paese europeo penso che sarebbe scoppiata una rivoluzione di piazza in breve tempo. Non credo però che vi siano forti ripercussioni economiche. Sì, è costato un bel po' di miliardi di PIL e questo è un dato, però il problema si è rivelato non essere un problema strutturale. Come ho detto prima e come torno a sottolineare, io credo che quando a metà gennaio riprenderanno le negoziazioni in vista della scadenza della tregua che era stata fissata per il 7 di febbraio, nuovamente gli americani giungeranno a risolvere il problema innalzando il tetto del debito. D'altronde questo è un problema che si pone per tutti i paesi occidentali. Tutti i paesi, diciamo, con un welfare evoluto. Per questi paesi il debito pubblico nasce dalla spesa per il welfare, tutto qui. Se questa spesa viene mantenuta, necessariamente il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo finisce per deteriorarsi, con la sola differenza, ripeto, che gli Stati Uniti sono effettivamente degli Stati Uniti, diversamente dagli Stati disuniti dell'Europa, e quindi possono muovere
lo strumento, azionare la leva monetaria e risolvere il problema. E in più non hanno quell'ossessione inflazionistica che continua sempre a schiacciare l'economia europea e che fa sì che le iniziative di natura monetaria vengano adottate col contagocce. Tanto più che attualmente l'inflazione è bassissima, siamo mi pare intorno allo 0,5 in Europa, il tetto massimo dei trattati dovrebbe essere intorno al 2%, vi sarebbero ampi spazi di manovra, però senza una sostanziale unione politica questo risultato non si può ottenere. Avvocato, siamo proprio addirittura d'arrivo, abbiamo parlato proprio di legge di stabilità e naturalmente di quella che è la situazione sul fronte fiscale. Qual è la vostra impressione su quelle che sono le novità aggiunte nell'ultimo periodo? Sul fronte fiscale è un'opinione pessima, anche perché sono usciti proprio qualche giorno fa i dati della Banca Mondiale che sono abbastanza devastanti. In materia di impresa, le imprese italiane sono soggette a una pressione fiscale del 65,8% dell'utile, contro una media OCSE del 41,3%, un picco francese del 64,1% e un 49,4% la Germania, con un'Inghilterra che continua a stare sul 34% e quindi su un livello accettabile. Le disposizioni fiscali attuali purtroppo non soddisfano, per il semplice motivo che non liberano effettivamente risorse. Nel weekend Saccomanni ha garantito che per l'anno prossimo ci sarà 1 miliardo per le famiglie, ma le famiglie italiane sono 23 milioni, 1 miliardo diviso 23 milioni da se no 43-44 euro a famiglia è un risultato assolutamente inaccettabile, assolutamente insufficiente per operare un vero e proprio rilancio. E poi rimane, oltre al dato in sé del prelievo, anche il problema molto serio della instabilità del quadro giuridico. Noi abbiamo una legislazione fiscale che cambia di giorno in giorno, che cambia di mese in mese, ed è questo un fattore impediente anche un'effettiva politica di sviluppo. Quale investitore deciderebbe di compiere un investimento nel nostro paese senza neanche avere un quadro fiscale certo di riferimento? Mi viene da dire, per chiudere il nostro discorso, che Albert Einstein, che era un grande scienziato, come tutti sappiamo, ma che era anche un fine umorista, e lo stesso che, dopo che capì che dalla relatività avevano cavato la bomba atomica, disse: se lo avessi saputo avrei fatto l'orologiaio, disse anche un'altra frase molto celebre, e cioè che la cosa più difficile da capire a questo mondo è la prossima tassa. Dal che due considerazioni. La prima è che il problema della complicazione fiscale fortunatamente non è solo un problema nostrano. La seconda è che quando diciamo che per capire le tasse italiane occorre uno scienziato, occorrerebbe un Einstein, beh, forse diciamo qualcosa di sbagliato, perché anche lui non ci capiva nulla. Benissimo, avvocato. Allora su questa nota io la ringrazio per essere stato noi, la saluto. Grazie naturalmente a voi. Avvocato Emilio Girini dello studio Ghidini, Girino e Associati, grazie davvero per essere stato uno, come dicevamo, in questo speciale. Buon proseguimento. Noi ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo dopo.